di Vending TV, bentornati. Oggi siamo a Roma, al borgo di Tragliata, alla periferia nord di Roma, insieme agli amici concessionari della Illy Mitaka, che si sono riuniti per ascoltare tutto ciò che la casa milanese andrà a presentargli. Avremo modo di ascoltare e riprendere attraverso le nostre telecamere le testimonianze di tutta la giornata, dove naturalmente verranno presentate nuove macchine, nuovi modelli e nuove iniziative tese a migliorare il lavoro dei concessionari Illy Mitaka. Ascolteremo anche l'opinione di alcuni intervenuti, ma non intendo svelarvi altro, perché dovete rimanere qui sulla nostra stazione per poter guardare tutta la documentazione filmata che andremo a riprendere tra pochissimi minuti. Seguiteci. Ed eccoci finalmente al borgo di Tragliata, nei pressi di Roma, una location davvero straordinaria, dove incontriamo Francesco Minerba, che è il responsabile marketing di Mitaka Illy. Francesco, intanto salutiamo gli amici di VendingTV.it. Buongiorno a tutti. Per quale motivo avete riunito gran parte dei concessionari del centro-sud qui a Roma oggi? Abbiamo l'esigenza di essere vicini ai nostri partner, ai nostri concessionari. Questa è una prima tappa. Iniziamo da Roma per motivi logistici. Questo è un posto bellissimo, è un borgo etrusco e ci è stato suggerito dal nostro concessionario di Roma, la Metodo, e ci è piaciuta la location, abbiamo deciso di partire da qua. La settimana prossima abbiamo la seconda tappa e lì giochiamo in casa, perché ci avviciniamo a Milano, vicino alla nostra sede, ma pensiamo già in autunno di riprendere questo tour itinerante per essere davvero vicini ai nostri concessionari, parlare con loro, condividere le scelte e tutti i progressi fatti dalla nostra società. E facciamo dunque un sunto di quello che nelle prossime ore gli amici spettatori riusciranno a visionare attraverso le nostre telecamere. Di cosa parlerete? Riviveremo un po' tutte le migliorie apportate sui nostri modelli di macchine, sia quelli per i piccoli uffici, sia quelli per la famiglia. Vediamo se li ricordo tutti: i1, M1, i3, i5, i6, M4. Indovinato? L'i6 è invece una new entry per il territorio italiano, è un prodotto che abbiamo lanciato con successo già da ottobre lo scorso anno all'estero e adesso vogliamo affermarlo anche sul territorio nazionale. Nel pomeriggio poi parleremo delle macchine vending con approfondimenti tecnici importanti e poi approfondiremo tutta la parte di marketing e degli accessori a supporto delle vendite. Confrontarsi con i propri clienti, soprattutto quando c'è qualche piccolo difettuccio tecnico da revisionare, da discutere con loro, fa sempre un po' timore alle aziende, perché si dice in genere: ma sa, poi chissà che cosa diranno, si potranno avere un reclamo. Come vivete questa attesa in funzione del confronto che ci sarà tra poco? Ma con grande tranquillità, perché abbiamo fatto il possibile per arrivare a un prodotto di eccellenza. La perfezione del macchine espresso non esiste, c'è sempre qualcosa da migliorare, qualche piccolo difetto da togliere, ma lo facciamo con serenità, affrontando i nostri partner locali in un contesto veramente molto sereno. Quindi possiamo dire, come recita il messaggio alle nostre spalle, l'espresso perfetto direttamente a casa tua, ma anche nel tuo ufficio. A casa tua, anche in ufficio, oppure nei luoghi pubblici, nelle stazioni, negli aeroporti e ovunque ci sia la possibilità di offrire un caffè. Francesco, grazie, ti auguriamo buon lavoro, buona lunga conversazione con tutti gli amici che sono intervenuti, che ormai stanno riempiendo la sala. E ti lasciamo andare, saluta pure gli amici di Vending TV che nel frattempo ti vedranno nelle prossime ore principe di questo salone. Per poter andare a dialogare con loro e presentare tutte quelle che sono le novità che ci hai appena anticipato. Saluto e ringrazio gli amici di Vending TV, ringrazio te Fabio per essere sempre presente ai nostri eventi. A presto, alla prossima puntata. E
Noi dunque lo lasciamo andare, nel frattempo ascoltiamo tutto ciò che Francesco, Luciano Luongo e tutti gli altri interlocutori andranno a riferirci. Seguiteci. Ed eccoci qui all'interno della sala dove si tiene la convention della Mitaca Illy con Edoardo Macchi, il presidente della Mitaca. Buongiorno Dino, Edoardo, detto Dino per gli amici. No, non mi giro se mi chiamano Edoardo, proprio. Non mi ricordo che mai nessuno mi ha chiamato Edoardo. E noi ti chiameremo Dino. Ecco, noi ti chiameremo con affetto, insieme a tutti gli amici di Venne in TV, con un semplice Dino, perché tu sei il papà del FAP, sei il creatore di questo sistema che è alle nostre spalle. Per avere un espresso perfetto, amici, è il caso di utilizzare questo apparato con questa Mitaca, Esattamente, esattamente. Allora, Dino, oggi ci troviamo qui per un motivo ben preciso. Mitaca ha riunito gran parte dei concessionari del Centro-Sud. Per quale motivo? Mitaca ha riunito i concessionari del Centro-Sud per illustrare le nuove macchine, le nuove strategie, le modifiche fatte alle macchine, anche per salutare prima delle vacanze estive i nostri concessionari, ringraziarli del lavoro svolto, che quest'anno è comunque ancora in crescita rispetto anche all'anno scorso. Siamo molto soddisfatti, quindi volevamo ringraziare di persona i nostri concessionari. Un lavoro importantissimo realizzato da tutti i concessionari Illy Mitaca, che sta facendo crescere in modo verticale l'azienda, il suo fatturato e questo marchio in termini di presenza sul territorio all'interno delle aziende. Come presenza sul territorio in Italia abbiamo fatto dei passi da gigante, tenendo conto che la nostra azienda è un'azienda abbastanza giovane, siamo oltre 5-6% di quota di mercato, quindi questo ci fa piacere. E il nostro prodotto viene apprezzato, oggi ho avuto ancora degli apprezzamenti da tanti concessionari, e insomma speriamo di far sempre meglio, anche proprio per creare opportunità di lavoro e anche per i nostri concessionari. L'ultima volta che abbiamo avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere davanti alle nostre telecamere in una situazione, come dire, ufficiale, è stata durante l'evento fuori fiera, fuori salone, il 12 maggio 2012. In un anno che cosa è successo? Beh, in un anno è successo che abbiamo lanciato tanti nuovi modelli che vi ha presentato il dottor Minerva. Questa... E che ci presenterà? Adesso vi presenterà ancora, stamattina ha fatto parte della presentazione, pomeriggio ne farà un'altra di un modello importantissimo, di una grande macchina da distribuzione automatica fatta apposta per le nostre capsule. E poi insomma abbiamo sviluppato altri prodotti per altri mercati, per altri settori che sono molto importanti, posso descriverteli tutti perché tireremo fin sera questa intervista. Ma intanto noi ora andremo a vedere tutto ciò che Francesco Minerva andrà a presentare a tutti i presenti e naturalmente testimonierà alle telecamere e ai microfoni di Vending TV. Ma quali i progetti nel futuro di Mitaca Illy? Mi fai dire delle cose che effettivamente sono un po' riservate. Beh, tutti avete sentito l'annuncio di Illy Kimbo. Beh, Mitaca produrrà le capsule, insomma, e metterà la sua esperienza e il suo know-how a servizio di questa non è una joint venture, di questa iniziativa, diciamo. E che mi sembra molto, molto vantaggiosa, è un'iniziativa che aperta, semi aperta, quindi ci sarà la possibilità in futuro anche di altri attori di salire a bordo di questa piattaforma, e spero che con questa venga rivalutato il Made in Italy anche del caffè. Un caffè sempre più buono e con un espresso sempre più perfetto. Dino, grazie, saluta pure gli amici di venninTV.it.
Un grande saluto a tutte, un grazie a tutti i nostri collaboratori e i nostri concessionari. Grazie. Che naturalmente meritano un vero e proprio applauso perché hanno sviluppato negli ultimi 12 mesi numeri importantissimi nonostante il calo del settore, la crisi che c'è qui in Italia. Molto importanti. Noi i primi 6 mesi di quest'anno abbiamo avuto un incremento in volume di circa il 23%. Quindi, è tantissimo. No. Con i tempi che corrono non è assolutamente poco. Bene, questa la dice tutta sulla grande volontà di Mitaka Illy di voler crescere ancora in questo segmento. Loro ce la stanno mettendo tutta, i concessionari anche. Ci aspettiamo che naturalmente i nostri spettatori consumatori facciano il proprio dovere. Dino, grazie ancora. Grazie tanto a te Fabio. Grazie. E noi amici, allora continuiamo, diamo uno sguardo a tutto ciò che presenterà Francesco Minerba, il responsabile marketing della Illy Mitaka, nei prossimi minuti, perché avremo davvero tantissimo da andare a guardare in termini di novità. Bene signori, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per la vostra presenza qui in questo nostro incontro. Un minuto per presentarmi, io sono Luciano Luongo, il direttore vendite Italia della Mitaka. Il signor Francesco Minerba è il nostro responsabile marketing, la signora Paola Cucco è la sua collaboratrice, Antonio Patruno il responsabile tecnico, lo conoscete tutti immagino, almeno telefonicamente l'avete conosciuto tutti, Felice Di Prisco indubbiamente, mi auguro che lo conosciate tutti quanti, e un grazie particolare al nostro presidente Dino Macchi che è venuto a farci compagnia in questa giornata. Un minuto per spiegarvi il perché di questo incontro. Tutto è nato dall'idea di incontrarsi con i nostri clienti prima delle feste estive. Naturalmente approfittiamo di questo incontro per presentarvi alcune macchine nuove che ci saranno. Qualcuna l'avete già vista, ma fondamentalmente ancora non è partita sul mercato nazionale. E darvi delle informazioni su ulteriori modifiche e migliorie che abbiamo fatto sulle macchine esistenti, e per cui la giornata andrà avanti con la presentazione di queste novità, ci saranno poi alcune indicazioni di carattere commerciale su promozioni che faremo poi da oggi a fine anno, e per cui direi di partire subito con i lavori e dare la parola al collega Francesco Minerba che comincerà a illustrarvi nei particolari tutta la giornata. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Gesto doveroso, spegniamo il cellulare, anche se qui il segnale non prende, però separiamoci dalla realtà per un po' di tempo. Allora, mi collego alla presentazione di Luciano, vi do il benvenuto qui in questa giornata che abbiamo voluto nominare un saluto preestivo e ringrazio per la partecipazione Espresso Perfetto di Napoli, il gruppo ITL di Roma, benvenuto. Non solo Caffè di Pescara, Gavi di Ancona, Max Matic di Roma, IVG di Firenze, Mati Caffè di Macerata, Eurocedibe di Ascoli, Avet di Roma, Metodo di Roma, H2O di Teramo, SDA Vendi di Teramo, Daunia Caff di Foggia, Latino 99 da Latina, da Macerata a 2L e Aromatica da Roma. Alcuni devono ancora arrivare, purtroppo il traffico è quello che è, se lo d'accordo. Benvenuti a tutti. Io sono Francesco Minerba, come ha detto Luciano mi occupo di marketing, nell'ambito del marketing in Mitaka si intende anche lo sviluppo di nuovi prodotti che faccio anche in collaborazione ovviamente con il nostro presidente, il signor Macchi, che vale la pena ricordare è colui che ha dato inizio a tutto questo, perché se nel 78 non inventava la prima capsula in plastica che poi è diventata Espresso Point, probabilmente questo nostro settore non sarebbe stato quello che è. Poi, il signor Macchi ha guidato la Vazza dal stabilimento di produzione delle capsule dal
dall'89 al 2002 e poi nel 2004 ha dato il via a questa ulteriore iniziativa con altri quattro amici, che all'epoca si chiamava Itaca e che poi nel 2010 si è trasformata come nome in Mitaca. Mitaca ha iniziato a commercializzare i prodotti da inizio 2007, quindi abbiamo 6 anni soltanto di vita produttiva, e oggi siamo qui a parlare di prodotti. E quello che vedete qui alla mia destra e alla mia sinistra sono i prodotti frutto di notevoli sacrifici umani e di sforzi finanziari dell'azienda per arrivare in 4 anni a portare sul mercato una serie di macchine, una gamma abbastanza completa di macchine, per consentire ai nostri concessionari di affrontare meglio possibile un mercato difficile. Sviluppare nuovi prodotti non è facile, sviluppare macchine da caffè ancora meno. Una macchina da caffè è un oggetto difficile, in cui si combina l'acqua, quindi il calcare, alla pressione dell'acqua, alla temperatura, all'elettronica, alla meccanica. Ricorda molto come tecnologia il ferro da stiro, solo che il ferro da stiro va fino a quando va, stira bene, stira male, non si sa. Io so che a casa mia ogni 2 o 3 anni se ne butta via uno. La macchina da caffè ha anche l'aggravante che, oltre a dover funzionare, ha un giudice finale che è la qualità in tazza. Quindi anche nel momento in cui la macchina inizia a perdere qualche colpo, mentre nel ferro da stiro non ce ne accorgiamo, in tazza si vede la differenza. Quindi è un ambito difficile, molto difficile. La progettazione di queste macchine richiede tempo. Per fare una macchina perfetta dovremmo quasi avvicinarci alle tempistiche di sviluppo del mondo dell'automotive, cioè metterci a lavorare 5 anni prima su un modello che avrà la luce, se tutti i test di mercato e tutti i test tecnici vengono superati solo dopo 5 anni. Purtroppo Mitaca non aveva né l'esperienza del mondo dell'automotive, né i mezzi dell'automotive, né i tempi dell'automotive. Una realtà nuova, emergente, desiderosa di penetrare in un mercato prima possibile, e ha fatto di necessità virtù. Quello che abbiamo tirato fuori non è esente da errori, lo diciamo subito, perché pensare di presentare una macchina con 0 difetti è come andare ad assistere ad una partita di calcio, ad una finale, arrivare alla fase finale di rigori e sperare che nessuno sbaglierà un rigore. Non c'è mai stato, no? Prima o poi anche i campioni sbagliano. Gli errori nelle macchine caffè ci sono. Ci sono perché tutti i test di laboratorio che possiamo fare, tutte le prove tecniche, tutto quello a cui possiamo pensare, quando si va sul mercato qualcosa cambia, qualcosa è sfuggito. Il cliente che usa la macchina in maniera non adeguata, il tecnico che la programma in modo diverso. Insomma, una serie di componenti che rendono veramente difficile questo prodotto. In più c'è la capsula, che anche lei si porta dietro una complessità notevole. Combinare le due cose insieme vi assicuro che non è facile. Di fronte alla scelta di dire mi fermo e aspetto, vedo cosa succede sul mercato, oppure vado avanti e rischio un po', Mitaca ha sicuramente un approccio un po' rischioso, che a volte vi mette in difficoltà, però credetemi, Mitaca ha sempre cercato di correre dietro, recuperare eventuali errori, problemi che fossero subentrati sui prodotti, sulle capsule, sulle macchine. E l'abbiamo fatto con uno spirito di collaborazione, uno spirito che oggi ci porta qua a parlare in maniera molto aperta dei problemi avuti, delle migliorie che abbiamo introdotto, delle novità che abbiamo. Lo facciamo con dei partner, perché non vi consideriamo clienti ma partner, e in un contesto informale anche gradevole, in un contesto che ricorda veramente tanti tanti secoli fa. Qua c'erano le torri di avvistamento dei saraceni, quindi speriamo che non ci siano i nemici. Arrivo qua perché vorremmo essere un pochino più tranquilli. Quindi quello che vi posso dire è che noi, il nostro impegno massimo per sviluppare prodotti nuovi che vi mettano sempre in condizione di lavorare al meglio, lo mettiamo. Non possiamo dirvi che non faremo più errori, perché saremmo
dei mentitori, cioè è innato, il problema tecnico purtroppo nelle macchine a caffè è innato, è inevitabile, è anche una questione fisiologica di tempo, con l'usura dei componenti si arriverà. Però ripeto, faremo il possibile per minimizzare questi problemi e di trovare le soluzioni, perché così come in una partita di calcio e nei rigori è impossibile che qualcuno sbagli, allo stesso modo una partita di calcio vince chi sbaglia di meno, non chi non sbaglia affatto, perché chi non sbaglia mai non esiste. Ecco, questa premessa era doverosa per dire qual è il nostro spirito in questo incontro. Lo spirito, ripeto, di piena collaborazione, conoscendo che i problemi tecnici ci sono stati, li abbiamo affrontati, crediamo di averne risolti tanti, forse tutti, ma altri ne verranno fuori, e oggi volevamo vederli un po' con voi, capire come ci siamo evoluti in questi anni, in questi ultimi mesi. Allora, vediamo un po' l'agenda. Inizieremo dai modelli più piccoli, vediamo le migliorie sui modelli OCS Famiglia, i nuovi modelli OCS Famiglia. Ci fermeremo per pranzo dalle 12.30 alle 13.30, potrete riaccendere i telefoni lì anche se non funzioneranno. E poi dopo pranzo torneremo a parlare di macchine vending, di ricambi e accessori. Pensiamo di chiudere i lavori intorno alle 15.30-16. Io parto, se avete domande fatele, se sono domande difficili non fatele, ma domande semplici fatele. Allora, iniziamo dalla macchina I1. L'I1 è stata la prima macchina, diciamo, della seconda vita di Mitaka. Ci è servita perché avevamo bisogno di una macchina che ci desse un po' di ossigeno per ripartire. È stata introdotta nel 2009, ne abbiamo vendute più di 100.000 solo in Italia di questo modello. Una macchina che nel tempo è sempre stata solida e affidabile, con alcuni problemi che li abbiamo avuti dall'inizio, il problema della caduta della capsula sostanzialmente, e un po' l'abbiamo sottovalutato, il nostro errore sicuramente. Il secondo motivo di sottovalutazione di quel problema era dovuto al fatto che, siccome era una macchina quasi buttata lì per ripartire, e stavamo lavorando sulla I3 e sulla M4 per il piccolo, pensavamo, ma erroneamente, che la I1 col tempo potesse fermarsi. Invece no, perché la macchina continua ad avere una sua vitalità dovuta probabilmente all'affidabilità. Io mi ricordo che, introdotta nel 2009, un cliente ci segnalò per la prima volta un errore nell'esploso perché mancava la guarnizione dell'esploso dopo 2 anni. Cioè, vi siete accorti dopo 2 anni che l'esploso era sbagliato, mancava un pezzo, non c'era segnata la guarnizione. Quindi dopo 2 anni qualcuno ha smontato per la prima volta una macchina e ha iniziato a cambiare la guarnizione. Prima non penso, perché altrimenti non c'era il codice per ordinarlo. Quindi una macchina affidabile. Quando abbiamo capito che questa macchina restava in maniera automatica, abbiamo detto, beh, allora il problema della caduta della capsula, visto che sulla M4, sulla I3 l'abbiamo risolto definitivamente con l'ausilio di un nostro brevetto, un nostro gruppo brevettato con cui la capsula viene introdotta, c'è uno scivolo che direziona la capsula verso la camera di estrazione e poi avviene l'estrazione, abbiamo detto, beh, applichiamo lo stesso brevetto sulla I1. Visto che c'eravamo, abbiamo cercato di trovare una soluzione anche al secondo problema, che era questo spruzzo che avevamo con i nostri solubili. Quindi diciamo che da fine 2012, inizio 2013, abbiamo montato questo gruppo sulla macchina e abbiamo modificato il beccuccio per evitare degli spruzzi. Le macchine stanno andando benissimo. Fatto ammenda da parte nostra per averla quasi dimenticata all'inizio, direi che invece è una macchina su cui puntare. Uno per l'affidabilità, però permettetemi anche di dire perché è frutto del Made in Italy. E penso che il paese abbia bisogno di recuperare un po' di produzione, perché far produrre sempre agli altri vuol dire che stiamo soltanto trasferendo ricchezza agli altri. È vero che noi abbiamo una produzione di modelli fatti in Cina. Voi sapete che abbiamo la M4 e la I3 che sono fatte in Cina, la I1 che è fatta in Italia come la I5, la I6 di cui parleremo è fatta in Spagna, le macchine winning sono fatte in Italia. Però
Il passaggio dalla Cina a volte è stato obbligatorio perché la concorrenza mette fuori dei modelli e dei prezzi, modelli a dei prezzi molto competitivi, quindi ci ha obbligato in qualche modo ad avere la nostra produzione di macchine in Cina. Però è un motivo di orgoglio rilanciare la produzione delle macchine fatte in Italia. Tanto è vero che vedrete che sul modello i5 fatto in Italia noi abbiamo una strategia un pochino più ampia. Ritorno alla i1, quindi la riteniamo veramente una macchina che possa riprendere un determinato percorso su dei segmenti molto piccoli. Tanto è vero che da parte vostra, avendo testato le nuove macchine, alcuni clienti ci hanno detto sì, avete fatto la i1 con queste modifiche che avete risolto tutto, cosa facciamo di quelle vecchie? Allora abbiamo ipotizzato di mettere a vostra disposizione un gruppo preassemblato con cui fare l'upgrade, quindi l'aggiornamento delle vecchie macchine, dove sostanzialmente tutta la parte meccanica del gruppo deve essere modificata. Abbiamo fatto un kit che sarà disponibile entro fine luglio e abbiamo pensato di venirvi incontro nella spesa di sostituzione del gruppo con una promozione del 50% sul prezzo di listino di questo kit. Guardate che è un kit completo in cui c'è tutto il gruppo più la parte sopra con lo scivolo per l'introduzione della capsula che vi viene consegnato assemblato e in 10 minuti aggiornate una macchina vecchia con una nuova, quindi anche quando bisogna sostituire la guarnizione di una macchina vecchia, eccetera, che ha un costo, utilizzare questo kit mi mette veramente in una condizione di una macchina nuova, perché se cambiate quel gruppo e fate un minimo di decalcificazione, e vedo che state prendendo appunti, fatelo tranquillamente, però la presentazione comunque vi sarà consegnata a fine lavori. La macchina, sulla i1 poi abbiamo voluto sviluppare un modello che funzioni con le capsule MPS. È chiaro a tutti che noi chiamiamo I1 le macchine che funzionano con le capsule IS, quelle cilindriche per intenderci, e chiamiamo con M davanti quelle che funzionano con le MPS. No, non a tutti, però è giusto per chiarire. Le macchine che funzionano con queste capsule hanno sempre una M davanti. Quindi avete la M4, oggi vi presentiamo la M1, mentre tutte le macchine che funzionano con queste capsule hanno la I davanti al nome, quindi la I1, la I2, la I3, la I4, eccetera. E quelle che ci saranno, la I5, la I6. Andiamo avanti sulle migliorie fatte sulle macchine in vendita. M4, una macchina fatta in Cina. Una macchina che è partita benissimo e che è tuttora la nostra macchina più venduta, ne vendiamo 4.000 al mese, non è poco. E abbiamo peccato un po' di ingenuità noi su questa macchina, perché eravamo partiti benissimo, a un certo punto non ci siamo accorti che per l'usura degli stampi, eccetera, abbiamo avuto dei lotti dove c'erano delle perdite dell'acqua, quindi l'accoppiamento tra la guarnizione e il gruppo era delicato, siamo intervenuti, purtroppo. Quando si vendono 4.000 macchine ogni mese non hai problemi, poi ti arrivano due lotti che non hai controllato, e vai fuori, sono 4.000 grossi problemi e anche di più. Quindi lì vi abbiamo fatto soffrire, abbiamo sofferto anche noi, Antonio è impazzito per rispondere alle telefonate, perché la macchina andava benissimo fino alla versione precedente, non abbiamo modificato niente e ti trovi con la macchina con i problemi, il fornitore dice non ho cambiato niente e poi vai a scoprire che un decimo di gioco sullo stampo e la guarnizione che non tiene, ha fatto un disastro. Vabbè, andiamo avanti. Però andiamo avanti con una miglioria su questa macchina, perché qui apriamo una parentesi di carattere regolamentare. Il regolamento della Comunità Europea 1275 del 2008, quindi a 5 anni, prevede che tutti gli elettrodomestici debbano avere, in particolare le macchine da caffè, debbano avere lo spegnimento automatico in caso di non uso per ridurre i consumi energetici. Dal 2008 siamo arrivati al 2013, la norma è stata recepita con grande difficoltà
intanto perché c'erano guerre tra i grandi produttori di elettrodomestici, vedi Saeco piuttosto Philips che le altre grandi aziende, Krups eccetera, perché recepire questa norma voleva dire che una serie di modelli prodotti da queste aziende erano già fuori norma, quindi invendibili. Quindi dal 2008 sono arrivati al 2012 come prima possibilità di entrata in vigore, poi l'hanno prorogata nel 2013, i controlli sono stati bassissimi perché c'erano veramente grosse difficoltà da parte dei produttori a fare delle macchine a norma. Adesso stanno diventando severi. Non vi nascondo che noi sulle macchine importate dalla Cina come questa, su cui non eravamo ancora a norma, abbiamo le ultime importazioni sono state difficoltose in dogana, quindi abbiamo dovuto negoziare spiegando che le macchine erano state già prodotte, erano in viaggio, ma che avremmo cambiato da subito la macchina. Quindi la M4 di nuova generazione, che sarà disponibile entro l'anno, avrà alcune novità. Scusate, mi soffermo ancora sulla legge. La legge oggi è ancora poco chiara. Quello che sta, diciamo che la consuetudine maggiore è che le macchine si debbano spegnere dopo 10 minuti di non uso. Però già nel 2011, quando questa legge c'era ancora e noi abbiamo introdotto la I3, ce la siamo giocata dicendo che, non essendoci chiarezza sulla normativa, avevamo messo il risparmio energetico ma solo dopo 20 ore di non uso. Quindi diciamo che tra il pomeriggio e la mattina dopo la macchina non si spegne, mentre si spegne durante il weekend. Però ci stanno facendo le pulce anche sulla I3, perché adesso dicono ormai la legge è più chiara, bisogna risparmiare energia. Resta inteso che nel mondo degli uffici questo risparmio energetico è un disastro, perché se la macchina è spenta, come in questo caso, ne abbiamo lasciate alcune spente apposta, io arrivo, devo fare il caffè, la macchina ci impiegherà quei 20-30 secondi per andare in temperatura, nel frattempo mi suona il telefono, adesso no perché l'ho spento, mi dimentico di fare il caffè e abbiamo perso la consumazione. Questo per noi è un disastro, per cui noi dobbiamo noi che lavoriamo negli uffici siamo sottoposti alla stessa normativa delle macchine, degli elettrodomestici. Quindi queste macchine piccole sono considerate alla stregua delle macchine famiglia. Non parlo ovviamente delle macchine vending, che si sono considerate come macchine professionali. Però sulle macchine piccole c'è l'obbligo di spegnimento. Allora, lavorando in questo settore e non volendo neanche perdere il mercato, abbiamo cercato degli escamotage, che poi vedremo più tardi quando parleremo delle 5. Però il concetto è che dobbiamo evitare che il cliente arrivi e trovi la macchina spenta in ufficio, perché è la cosa, arrivi durante la giornata la trovi spenta, perché può anche trovarla spenta la mattina o la spegne lui, però quando la accende la mattina fino al pomeriggio, fino a quando va via dall'ufficio, la macchina deve essere pronta ad erogare un caffè. Allora, lavorando sulla regolamentazione, quindi sull'obbligatorietà dell'arresto del risparmio energetico dopo 10 minuti, era naturale dover inserire una piccola scheda elettronica all'interno della macchina. L'abbiamo fatto, però abbiamo detto approfittiamone di questa scheda per arricchire un po' la macchina, e quindi abbiamo pensato a alcune funzionalità aggiuntive. Intanto l'arresto automatico temporizzato. La macchina si ferma dopo 30 secondi. Soprattutto al centro e al sud Italia 30 secondi sono un'enormità per fare un caffè. Molti clienti la fermeranno prima, quindi come fanno adesso, che accendono e spengono la macchina premendo, cioè l'erogazione premendo due volte, faranno lo stesso anche con il nuovo modello di macchina. Soltanto che qui, nel nuovo modello, se la seconda volta non viene premuta, la macchina si ferma dopo 30 secondi. Il che ha un vantaggio in più, perché oltre a vendervi commercialmente che la macchina si ferma dopo 30 secondi, che per fare un caffè un pochino più lungo va bene, vi salva la vita dal fatto che se la pompa continua ad andare, finisce l'acqua e il cliente non se ne accorge, evita di bruciare la pompa e la macchina, quindi c'è una sicurezza in più. Altra cosa che abbiamo aggiunto sulla macchina è poi il controllo elettronico della temperatura, e siamo riusciti ad ottenere una migliore stabilità della temperatura tra il primo al centesimo caffè. Le abbiamo tarate a 78 gradi, parliamo di uso famiglia, quindi 78 gradi messa in una tazza di ceramica fredda, si bevono il caffè a un 70-72 gradi, che forse è ancora freddo, però non possiamo andare oltre perché sennò bruciamo il caffè.
Quindi tre funzionalità aggiuntive nuove che entreranno in onda, sono già in onda, in produzione, però sul mercato arriveranno un pochino dopo, entro l'anno comunque, che vengono aggiunte sulla macchina. In più, a livello invece interno della macchina, andremo a fare una modifica del termoblocco. Quindi il classico termoblocco che oggi vedete montato sulle nostre macchine, composto da due gusci di alluminio con due guarnizioni all'interno, viene sostituito da un termoblocco, sempre in alluminio, ma al cui interno c'è un tubo di acciaio inox, quindi l'acqua passa soltanto attraverso l'acciaio inox, e qui non, apro e chiudo parentesi, normative sull'alimentarietà dei componenti a contatto con l'acqua stanno portando verso l'acciaio inox, quindi l'alluminio e l'alluminio teflonato eccetera diventano sempre più problematici per avere le certificazioni di alimentarietà. L'ottone dovrebbe essere proibito, però nelle macchine vendi purtroppo ce l'abbiamo ancora fino a quando non, la legge non interviene, però sulle macchine più piccole ci sono questi vincoli sull'alimentarietà. Allora, un termoblocco con un tubo di alluminio, non ci sono guarnizioni, quindi non c'è l'usura. Nel caso di dover smontare il termoblocco è facilissimo da togliere, oppure per decalcificare, perché non dovete più smontare un termoblocco, sabbiare, cambiare la guarnizione. Qui è un tubo di acciaio inox, fino a quando riuscite a far passare un po' di calcare per pulirlo, la macchina ripartirà. Quando non va più, va sostituito. Però attenzione, perché in questo tipo di termoblocco, spesso e volentieri, Antonio, puoi intervenire quando vuoi, si ferma, il calcare si forma all'ingresso, quindi basta togliere la molletta, viene via il tubo con un chiodino. Il problema ce l'avrete veramente all'ingresso dell'acqua fredda, perché lo shock termico dal freddo e dal caldo si forma il calcare. Quindi nel momento in cui volete intervenire con una punta, togliete quella formazione di calcare che si può formare solo lì e andate avanti. Però attenzione, perché sul calcare noi consigliamo di utilizzare dei filtri per pulire l'acqua. Noi abbiamo a listino i filtri della Water & More, ma sul mercato trovate anche soluzioni diverse. Quello della Bilt lo abbiamo usato, qua dentro ce n'è uno per esempio e funziona benissimo. Pro e contro, no? Questi qua, ricordatevi che lavorano al passaggio dell'acqua, quindi magari il serbatoio rimane sporco e si forma il calcare. Però quando usiamo questi, riempiamo d'acqua, facciamo un caffè e quell'acqua che passa è già depurata all'istante. Se usiamo il sacchettino Bilt, quello lì ha bisogno di un tempo di reazione, quindi mettiamo un litro d'acqua e facciamo un caffè. Il primo caffè non è stato ancora depurata l'acqua, perché il filtro non ha ancora iniziato ad attivarsi. Magari il giorno dopo l'acqua che c'è nel serbatoio è tutta pulita, però diciamo che è un effetto secondario. Ma il concetto è che se usate dei filtri e se gestite i filtri, perché i filtri vanno gestiti, vanno cambiati ogni tre mesi anche per questioni igieniche, voi gli interventi tecnici sulle macchine li riducete dell'80%. E la macchina quando parte e va si ferma solo per il calcare. O si ferma subito perché scoppia un tubo, scoppia qualcosa, però se eliminate il problema del calcare ve la dimenticate. Allora, ho detto tutto sull'M4, Antonio. La cosa importante, non l'ho detta però, che la macchina con tutte queste novità aggiuntive uscirà allo stesso prezzo di quella base attuale. Parliamo di i3. L'i3 è stata un'esperienza tosta. Noi siamo partiti nel 2010. Abbiamo prodotto la macchina per la prima volta in Cina con un produttore che non faceva macchine da espresso, quindi siamo fatti la nostra, in inglese si chiama learning curve, la nostra curva di apprendimento, no? Noi, voi, produttore di macchine, abbiamo avuto grossi problemi primo anno e mezzo. Oggi la macchina i3 risulta invece molto affidabile, è la macchina che noi usiamo maggiormente in produzione, facciamo 20.000 cicli senza aver problemi.
Le uniche cose problematiche riscontrate di recente sono le fotocellule, dove siamo intervenuti a migliorare la qualità della fotocellula, soprattutto quella vicina alla fonte di calore era un pochino più debole e l'abbiamo migliorata, e poi ci hanno segnalato alcune macchie sulla verniciatura e anche lì abbiamo introdotto una nuova verniciatura sul modello Silver. Però per il resto è una macchina che a noi sta dando grandi risultati senza veramente grossi problemi. Fotocellula di cassetto pieno, cassetto di capsule pieno. Sì. Passiamo invece ai modelli più recenti, i5. I5 è una macchina dall'aspetto molto semplice. In realtà è una macchina che è stata ragionata molto, con un'elettronica molto ricca. Iniziamo a vedere un po' le caratteristiche di questa macchina. Tanto è la prima macchina con un design che è fatto da un designer che lavora per noi, e da quel momento in poi, dal 2012 in poi, Bonetto Design sta firmando tutte le nostre estetiche. È una macchina fatta in Italia. Vediamo quali sono le caratteristiche principali. Intanto l'arresto automatico. Parte l'erogazione, si ferma come sulle i3, da sola. 3 dosi programmabili, la griglia per la tazza piccola o la grande, si può programmare lo spegnimento per il risparmio energetico. Cosa vuol dire? Che la macchina esce di default per legge che dopo 10 minuti si spegne. Avete visto che sono intervenuto, parlo qui da un quarto d'ora e l'ho dovuta riaccendere tutte e due. Quindi di default purtroppo noi dobbiamo uscire con la macchina che si spegne dopo 10 minuti. Però questo non è scritto nel libretto istruzioni, ma è scritto soltanto nella nota tecnica che vi abbiamo spedito quando abbiamo introdotto la macchina lo scorso anno. Il tecnico può intervenire sulla macchina con una programmazione che è prevista nella nota tecnica e dire alla macchina: lo spegnimento automatico lo elimino, quindi la macchina non si spegnerà mai, oppure lo spegnimento automatico lo metto dopo 24 ore, quindi durante il weekend si spegne, durante le ferie. Un'altra caratteristica della macchina, importante perché sorvolo le cose tecniche, la pompa, eccetera, le dimensioni, un serbatoio d'acqua molto capiente, 2,5 litri, posto qui frontalmente, e un contenitore di capsule grande come quello dell'i3, quindi ci stanno dentro 40 capsule. Quindi una macchina pensata per gli uffici. Altra cosa, scaldatazze, anche lui programmabile. Possiamo decidere che lo scaldatazze sia sempre spento, sia acceso solo quando la macchina è accesa, o addirittura rimanga acceso anche quando la macchina è in risparmio energetico. Quindi risparmio energia, ma almeno ho il piacere di una tazza calda. Io so che le tazze in ceramica negli uffici in Italia non le vogliono perché non le lava nessuno. Però troveremo un ufficio dove c'è una segretaria che lava le tazze, un proprietario che si lava le tazze. La differenza è tantissima, è abissale. Caffè in tazza calda è un vero piacere, è vero. Va bene, io vado avanti su questo perché vi leggo soltanto un estratto della nota tecnica per capire quante funzionalità sono nascoste dietro questa macchina. Intanto, la programmazione del risparmio energetico l'abbiamo citata. Si può programmare lo scaldatazze, l'abbiamo citato. Quando la macchina parte c'è una preinfusione, quindi i primi 3 secondi gestiamo la pompa con una potenza inferiore affinché bagni il caffè e poi parta per aprire la capsula e erogare al massimo il caffè. Sul primo caffè è previsto un booster, cioè un incremento di quello che è il settaggio della temperatura ottimale affinché il primo caffè sia come il secondo o il terzo. Si possono settare temperature diverse per ogni tasto, quindi se uno vuole il caffè ristretto ha bisogno di una temperatura più alta, c'è poco da fare. E se uno vuole un caffè lungo non gli si può lasciare quella temperatura perché sennò brucia il caffè. Quindi a ogni tasto si può programmare la dose e anche la temperatura. Tutte queste cose si possono fare con non senza qualche difficoltà, entrando in programmazione, accendendo la macchina, si preme un pulsante, se ne premono 2, eccetera. Oppure in maniera molto più semplice utilizzando
una chiavetta SD, una schedina SD che va posta dietro la macchina in fase di accensione, e utilizzando questo file che vi abbiamo spedito, quindi entrate in questo file, decidete soprattutto se la macchina si deve andare al risparmio energetico oppure no, se lo scaldatazze, il risparmio energetico, decidete la quantità d'acqua di volume per ogni tazza, decidete la temperatura per ogni pulsante, caricate il file sulla chiavetta, la chiavetta costa 5 euro, SD, sì, questa qui, SD card. Ci sono in molte macchine fotografiche. Sì. Come, no, è un file Excel, però voi lo salvate, quando lo salvate lo create con un'estensione particolare che la macchina riconosce. No, è un GPH, ma è un. Non lo vedi, tu lavori sull'Excel ma lo salvi in un altro modo, quindi. Sì. È un file proprietario. Sì, file proprietario. Sì. Altra cosa che la macchina fa in previsione futura è il deconto delle capsule. Quindi potete dire alla macchina che avete scaricato 200 capsule e la macchina si ferma dopo 200 erogazioni. Non abbiamo grossi problemi di parallelo. Come? Noi cerchiamo di evitare in maniera assoluta le vendite online. Qualcosa scappa sempre, perché comunque oggi Mitaka ha raggiunto il 5% di quota di mercato nazionale. Controllare tutto è impossibile. Quello che vi possiamo garantire è che noi, quando noi troviamo queste situazioni fuori dal contratto con i nostri concessionari, lavoriamo per capire esattamente quale concessionario sta vendendo in maniera impropria il prodotto e perde la qualifica di concessionario. Sostanzialmente acquista il prodotto al prezzo di listino, quindi il 50% più caro, quindi poi farà fatica a vendere ancora online, perché per la legge europea non possiamo evitare di vendere, però una cosa è vendere al listino, una cosa è vendere alle condizioni a voi riservate. Quindi abbiamo avuto dei casi, siamo intervenuti, ci sono i siti, li conosciamo tutti, quelli che danno fastidio, sappiamo chi li ha venduto, siamo già intervenuti, quindi c'è ancora una coda di questo. Poi questi sono più furbi, sono sempre i più furbi, no? Troveranno un altro modo per riapprovvigionarsi, noi continueremo a lottare, però noi abbiamo preso la strada di una distribuzione selettiva, quindi avete una sorta, una quasi esclusiva locale, non siete in mille ad avere il prodotto nella vostra zona. Cerchiamo di mantenere gli impegni nel limite di quelle che sono veramente le possibilità tecniche, perché davvero controllare tutto non si può. Però il deconto ha una funzionalità in più, noi stiamo lavorando per capire come evolverà il sistema delle macchine. Si parla molto di telemetria, si parla di controllo a distanza, si parla di cambiare. Anche il modo di lavorare nel settore dell'OCS, io non vi posso anticipare nulla oggi, ma noi ci stiamo lavorando in maniera pesante. Il deconto già funziona, sì. Il deconto caricabile con la card SD funziona. Vi dicevo che su questa macchina abbiamo una strategia un po' diversa, perché abbiamo deciso di fare la cosiddetta piattaforma, cioè di utilizzare una macchina per poi fare delle varianti tematiche, lasciatemi dire così, su questa macchina. E abbiamo introdotto una versione che ha anche la possibilità di erogare acqua calda. Mercato limitato in Italia, tutto quello che volete, anche noi preferiamo vendere le capsule disolubili piuttosto che erogare acqua calda, però ci sono dei clienti che veramente sembrano legati a delle vecchie macchine che erogavano acqua calda e si vogliono fare il tè da casa. Esiste questa funzione. È richiesta molto all'estero, però la vogliamo introdurre anche in Italia. E poi abbiamo introdotto, sempre sulla stessa macchina, una macchina con un montalatte. Antonio vi fa una dimostrazione. Con il latte, per offrire un cappuccino. Anche qui saranno pochissimi quelli che saranno disposti a... Antonio, falli vedere il bicchiere però tolto. Questa è una macchina che ha accanto un bicchiere per il latte, in sostanza. Utilizza il calore della macchina per creare vapore e riscaldare il latte, e poi c'è un piccolo frollino al suo interno
che viene per montare il latte. Adesso faremo una dimostrazione di montare il latte, poi questo bicchiere si può lavare in lavastoviglie o comunque in maniera molto semplificata. Tanto ci impiegherà un minuto circa perché deve riscaldare il latte e poi montarlo. Quindi su questa macchina vogliamo creare, come dicevo, una piattaforma. Stiamo introducendo però, non è per il mercato Italia, per il mercato estero, la stessa macchina che funziona con una capsula diversa che fa un caffè americano per andare a aggredire un po' il mercato degli Stati Uniti, dove la cultura dell'espresso è molto bassa. Negli uffici il 99% beve caffè americano, caffè filtro, no? E ovviamente con la capsula piccola espresso non si può fare, quindi ci siamo inventati una capsula per fare il caffè americano, che poi va bene per l'America, va bene per il Nord Europa, perché si fanno anche dei caffè molto lunghi, da 100-150 ml, cremosi come vogliono in Nord Europa. L'America vuole il filtro, il Nord Europa vuole i caffettoni. Ci stiamo attrezzando per rispondere un po' alle esigenze di tutti. Però creiamo una piattaforma tecnologica in questa macchina, ed è motivo d'orgoglio dire che è una macchina tutta made in Italy e facciamo lavorare l'Italia. Ecco, la macchina adesso ha riscaldato il latte, altri 10 secondi per montare il latte. Il bicchiere a parte, sì. Ma poi si può lavare e ogni componente si può estrarre? No, è il vapore che scalda il latte. Adesso terminato. Si può andare a... Faremo un po' di pasta. No, fa un ottimo cappuccino. Sì, può montare anche a freddo. Può montare anche il latte a freddo, giustamente. Una cosa importante, se noi mettiamo il latte come ha fatto Antonio, ma e aggiungiamo anche due cucchiai o una bustina di ciobar o di cioccolato in polvere, crea la cioccolata, quindi invece di montare il latte lo riscalda e lo gira lentamente soltanto per amalgamare la cioccolata e il latte, quindi facciamo una cioccolata che non è il ciobar del bar, ma non è neanche male. Poi faremo la cioccolata, dai. Ecco, però adesso... No, faccio vedere che si rimuove il tubetto e il tubetto si può anche stacchiare per lavarlo e anche lo stesso frullino viene via per sciacquare. Cioè, questo basta metterlo sotto il rubinetto per togliere. Tra l'altro si può semplicemente sgrossare sotto il rubinetto e poi premere un pulsante della macchina che fa, la pulizia del bicchiere e del tubo utilizzando il vapore, quindi sterilizza i componenti. Quindi, è abbastanza facile da... Prova a fare un... Sì, 5 secondi, no, 5. 5 ho detto. Devi fare due beep. Tieniti uno. Ok. Ecco, adesso stiamo facendo il lavaggio della macchina. C'è il rumore che sentite è il vapore che disinfesta il tubo. Poi butta un po' d'acqua calda e gira per pulire. Adesso non avevamo sciacquato il bicchiere, quindi c'è del latte dentro, però se avessimo pulito sotto un rubinetto quel bicchiere sarebbe rimasto tutto pulito. Sui listini che vedete ovviamente c'è sempre lo sconto 20% riservato ai concessionari. Sterilizza, lava, gira, pulisce un po' tutti gli ingranaggi. Il latte è una brutta bestia, no? Però se qualcuno ha la buona volontà di dedicarsi 2 minuti, beve un cappuccino perfetto. Lo so, però all'estero che sono più educati non le stiamo vendendo queste macchine. Vabbè, comunque il modello c'è, normale, con l'acqua, con latte, sappiate che se qualcuno ha la macchina della Nespresso lattissima in ufficio e volete fare una proposta alternativa, forse questa macchina è più corretta.
Luciano, tocca a te. Ora riepilogo io. No, come tu. È giusto. No, vabbè. No, è soltanto comunque un ricordare di cose che già conoscete, insomma, in vigore già da gennaio di quest'anno, le condizioni generali di vendita. Quindi oltre alle 20, al 20% di sconto ci sono gli sconti quantitativi previsti come condizioni generali, che sono quelli del 3, 5, 10% a seconda del numero di banca, di pallet acquistati di macchine. Il caffè non c'entra con il numero di pallet, è solo le macchine. Allora, passiamo alle 6, Antonio. Poi tu, dietro la dobbiamo aprire la macchina. Sì. Allora, l'ISEI. L'ISEI noi l'abbiamo presentata in Italia nel maggio dello scorso anno, quando abbiamo fatto quell'evento al lato di Venditalia. E avevamo promesso di venderla entro fine dell'anno, lo abbiamo fatto ma non in Italia. Siamo partiti con le vendite all'estero e questa macchina è in vendita all'estero da ottobre dello scorso anno. Non l'abbiamo presentata in Italia sostanzialmente perché non è una macchina OCS che ve la mandiamo, l'accendete e funziona. È una macchina che è un mini vending. Quindi ha bisogno di un minimo di formazione tecnica che onestamente non abbiamo avuto il tempo di programmare e di fare. Noi stiamo ancora cercando dei tecnici che aiutino Antonio in questa attività di formazione e assistenza. Approfittiamo di questo evento per introdurvi la macchina, ma tenete sempre in considerazione il fatto che chi è interessato deve avere una piccola formazione tecnica, magari anche una telefonata su Skype di mezz'ora, avendo preventivamente letto il manuale d'uso tecnico che della macchina, che sono 5 pagine, non bisogna leggerle. Però è una macchina molto ricchissima di funzionalità. Io inizio a leggerle. Intanto apro la macchina a parte superiore, la macchina ha il gruppo delle capsule e due contenitori dissolubili per il latte e cioccolata, un solo mixer. Il gruppo è quello della I3, quindi un gruppo automatico con espulsione della capsula subito dopo il ciclo di erogazione del caffè. Un serbatoio d'acqua che intravedete qua di 4 litri. Allora, andiamo per ordine, seguiamo la nostra slide. Pulsantiera con 12 selezioni. Le leggo perché da lì non le vedete. La macchina può fare un ristretto, un espresso lungo, un espresso macchiato, un cappuccino, un mocaccino, un cioccolato denso, un cioccolato al latte, un latte macchiato, bevande calde da 120 ml, quindi un tè o una camomilla, o bevande calde da 50, quindi orzo e ginseng a seconda della capsula che viene inserita dentro. La griglia per poggiare una tazza piccola o una tazza grande. Si può programmare lo spegnimento automatico della macchina. Anche qui o non si spegne mai, oppure si spegne dopo un'ora, oppure dopo 2-3 fino a 24 ore. Sempre con intervento di un tecnico. Due LED di illuminazione del vano. La pompa da 20 bar, la macchina è pronta in 50 secondi, lì vedete le dimensioni della macchina, il serbatoio da 3 litri, ricaricabile da sopra, estraibile, mancanza d'acqua, quindi spia di segnalazione. Adesso iniziamo a vedere le altre caratteristiche. Sensore di mancanza d'acqua lo avete appena visto. Espulsione automatica della capsula a fine ciclo è quello che vi dicevo, come la I3 la capsula cade subito dopo. Fotocellula di lettura di cassetto capsule pieno, quindi nel vano sotto quando questo cassetto, che comunque è abbastanza capiente, sono circa 40 capsule, è pieno, c'è un sensore che legge, come sulla I3, il livello delle capsule arrivato al massimo. Questo sensore dietro vi dice se i liquidi all'interno di questa bacinella hanno raggiunto il massimo, quindi vi prega di svuotare. La macchina si blocca se ci sono gli allarmi.
sensore di porta aperta, quindi per sicurezza se questa porta è aperta la macchina non funziona. La porta superiore non ha un sensore ma semplicemente una chiave, perché diciamo che questa è una chiave per l'accesso dei tecnici, non del cliente. Il cliente accede soltanto alla porta inferiore e svuota le capsule, i liquidi in eccesso, riempie la macchina con l'acqua, può riempire con una chiave separata i contenitori di latte e cioccolata da sopra. Poi, continuando sulle caratteristiche della macchina, giusto, grazie Antonio. Fotocellula per il sensore della presenza capsula, apri la porta così lo vediamo, no, quella, anche questo sensore di porta aperta, no, apri una porta superiore, superiore. Ecco, oltre al gruppo con l'espulsione automatica, ci sono le stesse fotocellule per capire se il cliente ha inserito oppure meno una capsula. Ovviamente c'è una differenza, perché se è montato un sistema di pagamento, cosa che è fattibile, se il cliente non ha messo la capsula, se non ci fosse il sensore, perderebbe ovviamente la consumazione. In questo caso la macchina non parte. Svuotamento del gruppo caldaie pistone. Ecco, come sull'i3, se la macchina è ferma da un po' di tempo, da più di 5 minuti, per evitare che il primo caffè sia freddo, c'è un piccolo lavaggio del tubo prima che il gruppo si chiuda. All'accensione della macchina c'è un lavaggio. È previsto un lavaggio da parte dell'utente, giornaliero. Quindi mette un bicchiere vuoto, preme un pulsante per 3 secondi, ciclo di lavaggio in corso. Questo lava il mixer ovviamente, perché il gruppo del caffè rimane pulito dai lavaggi. Benissimo, adesso l'apriamo, perché dobbiamo lavorare anche da dentro. La macchina ha la possibilità di avere un deconto capsule da abilitare o da disabilitare o un deconto polveri. Da abilitare o da disabilitare, cosa vuol dire? Su macchine di questo tipo di concorrenti, se il cliente ha dimenticato di caricare la polvere, che sia latte o cioccolato, ovviamente la macchina non lo sa, quindi parte un'erogazione a vuoto e quindi invece di aver latte o cioccolato si ha acqua. In questo caso c'è un deconto polveri, misurato in secondi, che permette di garantire sempre che il cliente non perde la consumazione. Si può usare, si può non usare. Ci sono pro e contro. Se si usa bisogna programmare, quindi ogni volta che si carica mezzo chilo di latte o di cioccolata bisogna dire alla macchina ho caricato mezzo chilo, oppure si lascia libero con la possibilità però che il cliente finisca la polvere e non abbia il cappuccino, anzi perde l'espresso e il latte. Deconto capsule, come quello delle 5, ho scaricato 200 capsule, entro in programmazione senza bisogno di chiavi, ma accedo alla mia scheda, uso la tastiera, adesso vedremo come, per programmare la macchina, si apre un menu a tendina e scorro il menu per fare le operazioni che voglio. Carico, scarico, salvo i dati, modifico la macchina. Tutte le ricette salvate o registrate possono essere copiate, salvate o portate da una macchina all'altra, o copiate o inserite in maniera semplice con una chiavetta USB. La macchina ha un protocollo MDB Executive per essere abbinata ad un qualsiasi sistema di pagamento, gettoniera, chiave o... Allora, andrebbe applicato sulla destra della macchina. Abbiamo degli esempi di clienti esteri, che è venuta solo all'estero, che l'hanno fatta. Non sappiamo se è una necessità reale, no, se c'è o non c'è, perché noi ci rendiamo conto che questa è una macchina, per le caratteristiche che ha, è una macchina difficile, però ha un target che noi riteniamo pur limitato ma ideale, e parlo di quegli uffici, magari di un certo livello, dove il caffè forse è sempre offerto, e anche il cioccolato e il latte, dove fanno 200 caffè
non vogliono una macchina vending perché non c'è neanche lo spazio fisico per metterlo, ma non vogliono neanche una macchina come l'i3 perché è troppo piccola per fare 200 caffè e soprattutto non ha il latte e la cioccolata. È vero che i nostri concorrenti hanno proposto delle soluzioni molto più, permettetemi la cattiveria, giocose, nel senso di giocattoli, per questo tipo di cliente. Noi abbiamo approcciato in una maniera un pochino più professionale, pensando ad un mini vending, perché questa macchina non è un OCS, è un mini vending. Ovviamente il prezzo, lo vedremo, è un prezzo conseguente. Abbiamo sbagliato noi, abbiamo sbagliato loro, non sappiamo, però la macchina ha una nicchia. Il sistema di pagamento si può montare, basta fare una scatola di metallo, ci sono, lo possiamo fare noi, lo potete fare voi, con un sistema di pagamento che volete, metterla accanto alla macchina, tanto un buco sulla carrozzeria, le due viti sotto ed è previsto. Si allaccia sulla scheda della macchina che è qui davanti, quindi un cavetto abbastanza corto, cose abbastanza semplici da fare, ripeto, all'estero le hanno fatte, ce le hanno proposte. Noi, beh, la parte al lato include tutte e due, no? La parte per inserire più la chiavetta, cioè chiusa a chiave dall'esterno per accedere a recuperare i soldi. E poi la cosa che volevamo vedere, anche se in maniera rapida con voi, ma per farvi capire la facilità di gestione di questa macchina, volevamo farvi vedere come si programma questa macchina. Noi abbiamo previsto tre livelli di programmazione. Uno lo abbiamo inteso per il caricatore, cioè quello che non è un tecnico, sta lasciando un po' di capsule, un po' di solubili, deve fare alcune cose, probabilmente pulire il mixer, anzi sicuramente pulire il mixer, però non è un tecnico, non interviene sulla macchina. Un secondo livello invece per un tecnico base che vuole riparare la macchina in loco, e un terzo livello invece per l'assistenza in officina. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa fanno i tre livelli. Allora, quando siamo in fase di programmazione, la tastiera, la pulsantiera frontale fa da tastiera per programmare la macchina. Allora, un caricatore, quindi una figura non tecnica, cosa può fare? Può intanto fare un test sulla macchina, anche quando la macchina sia a pagamento, può fare un test gratuito per vedere la qualità dell'erogazione, delle ricette, eccetera. Può verificare la macchina, cioè i contatori, quante capsule, quante erogazioni in testo, quante parziali dall'ultimo reset, quante totali della macchina dall'inizio. Può azzerare i parziali, può salvarsi i dati su una chiavetta USB, può caricare i solubili o le capsule e può attivare o disattivare il deconto delle capsule. Può decidere il risparmio energetico, cioè se la macchina si deve spegnere dopo un'ora, dopo 24 ore o mai. Può cambiare la lingua, nel momento in cui esce in Italia non è un problema. Proviamo ad entrare in programmazione, Antonio, dai, entra nella programmazione invece del livello successivo, di quello del tecnico livello base. Allora, il tecnico livello base sostanzialmente deve fare alcune operazioni che sono importanti, perché gli diamo la possibilità di modificare le ricette. È ovvio che se a un tecnico diamo la possibilità di modificare le ricette, cambiare la quantità di latte o di cioccolata sul livello di questa macchina, e se a bordo c'è un sistema di pagamento, vi stiamo dicendo che quel tecnico è capace anche di cambiare i prezzi delle capsule, quindi delle bevande. Quindi le due cose principali sono la programmazione delle bevande, la definizione dei prezzi e poi qualche altra caratteristica in più come la temperatura, gli orologi e l'esclusione dei sensori che adesso vediamo. Però partiamo dalla programmazione delle bevande. Allora Antonio, esci e rientra, dai. Così parti proprio dall'inizio, vediamo quanto tempo ci impieghi a... All'interno abbiamo due tasti, uno per il setup e uno per il lavaggio. Ovviamente quello di sinistra c'è scritto setup. Si entra in programmazione, si inserisce una password che è diversa tra caricatore, livello tecnico, base e livello avanzato. La tastiera la vediamo, per questo andiamo... Inseriamo una password. Sì, però l'1 sarebbe il primo tasto a seguire, come di là, questo è ESC e questo qua è ENTER. Per questo noi adesso mettiamo la password... 5-1 che sarebbe la media. E poi troviamo subito la voce numero 1. Programmazione bevande. Io premo ENTER.
e vanno a decidere che bevanda voglio modificare. Cioè, quale tasto? Scelgo un tasto che voglio modificare, fallo. In questo caso noi andiamo a vedere il cappuccino, così, anzi andiamo a vedere il moccacino. Il moccacino che c'è da tutto, sì. Sia acqua per il caffè che latte e cioccolata. Leggi la schermata, dai. Allora, la bevanda ci riporta il numero della bevanda, numero 6, in questo caso diventano 6 perché abbiamo 12 ricette. Acqua capsula che è fatta, l'acqua capsula è conteggiata come cc. Il volume che arriva per fare il caffè e del moccacino. Quanti cc del bicchierino vogliamo, no? Mentre poi abbiamo la possibilità di mettere in secondi l'acqua dei solubili. Primo troviamo acqua solubile destra, per questo in questo caso l'acqua che serve per fare la cioccolata. Poi abbiamo quanta polvere in secondi sempre di destra, che più o meno ogni secondo della cioccolata sono circa 4 grammi e 2, 4 grammi e mezzo, mentre per il latte ogni secondo sono circa 3 grammi e mezzo. Questo parliamo per bevande classiche usate, che possono essere Ristora, latte Ristora e cioccolata Ristora. Queste cose sono scritte nel manuale tecnico, ovviamente. E andiamo ad aggiungere la quantità d'acqua e di polvere, la macchina ha un sistema che se io vado a mettere troppa polvere, lei comunque il massimo erogazione di polvere che dà in base alla quantità d'acqua, per questo è difficile bloccare o intasare il mixer. Poi ti dà la possibilità di scegliere, la possibilità di fare prima la capsula e poi il solubile, o come di solito si usa fare prima il solubile, per questo esce il latte e poi il caffè, però uno può scegliere questa funzione. E ti dà anche la possibilità di scegliere se prima far uscire la cioccolata o il latte e la cioccolata. Per questo in una pagina sola, in una schermata sola, si raggruppano tutte le funzioni per avere una ricetta personalizzata come uno preferisce fare. Quindi, più o meno, per darvi un'idea, la programmazione di una ricetta richiede 15 secondi e potete fare tutte le programmazioni su ognuno dei 12 tasti. Quindi se volete cambiare la pulsantiera e mettere 12 cappuccini di densità e volume diverso, potete farlo. Ovviamente estremizzo, no? Però il concetto è che questa macchina è semplicissima da utilizzare e dà una flessibilità a livello di ricette che è migliore anche di molte macchine vending. Andiamo a livello successivo? Allora, la cosa successiva è l'esclusione di sensori, perché può succedere che sulla macchina si rompa un sensore, una fotocellula, il sensore del cassetto dei liquidi pieno. Allora arriva un tecnico sul posto, invece di riportarsi indietro alla macchina avendo individuato il problema, entra con la sua password, dice alla macchina di escludere quel sensore non funzionante. Ovviamente farà la cortesia di dire al cliente: guarda che ti ho escluso il sensore presenza capsule, adesso se non inserisci la capsula la macchina eroga acqua, quindi ricordati prima di scegliere cosa fai, inserisci la capsula. Quindi esclude momentaneamente un sensore, magari al passaggio successivo cambia il sensore. La maggior parte dei sensori sono stacco un connettore, due viti e cambio, quindi è anche una facilità. E tutti i sensori sono escludibili, quindi la porta sotto, il sensore dell'acqua, la presenza da capsule, il cassetto pieno, giusto? Poi la macchina può essere sotto chiusa con una password vostra, potete assegnare alla macchina anche una matricola, perché magari il numero di matricola con cui esce la macchina non corrisponde, anzi credo che non corrisponda mai, al numero di matricola che voi utilizzate nel vostro sistema gestionale. In questo caso potete assegnare alla macchina un codice o un codice cliente o un numero di macchina che la abbini direttamente al vostro gestionale. Poi, livello successivo, qui con 2 volte 5, entriamo per un tecnico avanzato dove la cosa principale è tutta la parte di gestione delle polveri, quindi latte e cioccolato, a seconda del latte e cioccolato che utilizzate, perché in Italia è prevalente Ristora e la macchina è tarata sulla densità di Ristora. Però può succedere all'estero che usano un cacao che è più pesante o più denso, eccetera, di quello italiano, e quindi bisogna intervenire per dire alla macchina: attenzione che ogni secondo di giro il peso non è 4 grammi ma sono 5, oppure dire alla macchina: fai più acqua all'inizio o fai più coda d'acqua per pulire il mixer, a seconda del prodotto. Altra cosa importante invece è su questo menu è l'assistenza. Perché sempre utilizzando la nostra pulsantiera
qua, con, per interrogare la macchina, quando entriamo nel menu assistenza, ad ogni pulsante è abbinato un'attività. Quindi se sono il tecnico e ho cambiato la pompa, premo il pulsante 1 per vedere se la pompa parte, oppure premo il 2 per vedere se il motore funziona, il 3 per vedere se il frullino, il 4 per l'elettrovalvolo. Quindi ognuno delle componenti principali della macchina può essere testato prima di aprire, anche prima di aprire la macchina, per capire qual è il problema, e poi il tecnico interviene di conseguenza. Allora, questa è una macchina che è nata così, ci è venuta fuori così. Ripeto, è una macchina difficile perché il posizionamento di prezzo e le caratteristiche sono elevate, però non possiamo pensare che il concorrente di questa macchina siano delle macchine di poco valore, molto giocose, che non danno né la qualità in tazza del caffè di questo, che non hanno le caratteristiche di questa macchina. Quindi i prezzi, vi prego di pesarli in funzione anche delle caratteristiche. C'è molto controllo, sì. È un mini vending. C'è un altro aspetto, perché la maggior parte dei componenti di questa macchina sono stati sono presi dalla macchina i3, quindi il termoblocco, il gruppo, i sensori, le fotocellule. Tutto ciò che è comunque un componente sempre già in casa, perché chi usa i tre ha già quasi poi, tutti i componenti, manca solo il mix. Siccome abbiamo ancora mezz'ora prima della pausa pranzo, adesso Antonio toglie due viti dietro e vi fa vedere all'interno della macchina con che facilità si interviene per cambiare qualsiasi componente della macchina, che sia la pompa, che sia un termoblocco o le componenti delle polveri. C'è spazio, c'è facilità di intervento. Tra le caratteristiche tecniche, non l'ho citato, c'è la possibilità anche di collegare questa macchina all'allaccio a rete idrica, quindi forniremo un kit con una valvola fornita di elettrovalvola da agganciare alla macchina per metterla in connessione con la rete.